siamo all'esterno del padiglione Italia della 12ª Mostra Internazionale d'Architettura di Venezia in compagnia dell'architetto Massimo Iosaghini. Siamo curiosi di sapere qual è il rapporto che lega la sostenibilità alle infrastrutture, architetto. Ma io credo che si possa pensare anche in Italia, come succede all'estero, in varie manifestazioni appunto di produzione di architettura di qualità, di utilizzare la realizzazione delle infrastrutture un po' come un'occasione per fare progettazione non partendo dal dato esclusivamente tecnico, diciamo, della realizzazione per la soluzione di un determinato problema, ma partendo da un'idea di sostenibilità che può diventare un'occasione, per cui intersecandosi, diciamo, con l'esigenza concreta può determinare intanto delle opportunità per avere dei costi di produzione dell'energia minori, integrando, diciamo, vari elementi tecnologici, partendo dal pannello fotovoltaico, che, diciamo, è il più ovvio, ma le tecnologie sono di vario tipo. Quindi integrando queste tecnologie alle infrastrutture e oltre a integrarle, quindi avere vantaggio di tipo energetico e economico, avere un vantaggio anche nella restituzione architettonica e quindi alla fine nella qualità estetica, proprio nel risultato finale estetico e quindi anche nella fruizione del pubblico come un qualche cosa che abbia una sua qualità, una sua bellezza. Per quanto concerne il progetto People Mover, che è quello poi appunto per cui è presente in Biennale, vuole raccontarci qualche caratteristica? Ma guardi, molto brevemente, è una struttura che ha una funzione pubblica, collega l'aeroporto della città di Bologna alla stazione centrale, quindi con questa idea di internodalità che è tipica di paesi nord europei e di strutture nord europee che qui in Italia cominciamo finalmente a recepire. E fondamentalmente è una struttura monotrave che collega appunto queste due stazioni con una stazione, diciamo, intermedia. Ci sono due idee fondamentali: l'una, quella di creare delle stazioni verdi, quindi sfruttare al massimo la vegetazione per avere un buon microclima interno, quindi d'estate avere, diciamo, una vegetazione che sia in grado di far passare meglio l'aria, quindi di rinfrescare queste stazioni, ed inverno invece avere questa funzione quasi protettiva, no? Sono stazioni che naturalmente sono aperte, non sono stazioni come quelle dei treni. Un altro aspetto molto importante è sulla linea, sul percorso, le aree di sicurezza avevano bisogno di una sorta di balaustra tecnica per poter defluire in caso di necessità. Ecco, questa balaustra tecnica noi l'abbiamo trasformata in un'occasione per produrre energia e quindi è sostanzialmente un grande nastro in pannello fotovoltaico, anche ricco, molto ben disegnato, che serve appunto a dare energia a tutta la struttura.